Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui per fare un video per parlarvi di timidezza. Vi parlo di questo perché io da ragazza, da dopo i miei 4 anni, ho iniziato ad essere molto molto timida. Ero timida anche con la famiglia, quindi immagina un po', con mio fratello e con mia sorella non riuscivo ad aprirmi. Essere timida è una cosa brutta. Per me che non ci ero caratterialmente timida, perché i medici che mi visitavano mi dicevano sempre: guarda che tu non sei timida di carattere, ma purtroppo per il passato che hai avuto sei timida. Quindi devi riuscire ad aprirti. Per aprirmi per me è stato difficile. Devo dire che mi ha aiutato molto il posto di lavoro, dove purtroppo il posto di lavoro l'ho perso. C'è stata una persona in quel posto di lavoro, senza fare nome, che se vedrà questo video penso che capirà, che mi ha data tanta spinta per aiutarmi a sciogliermi da questa timidezza. E infatti mi ha aiutato molto e la ringrazio veramente ogni giorno perché io ero timida, però ne soffrivo tanto quando vedevo i miei colleghi, i miei amici che collaboravano. Io ne soffrivo internamente e non tiravo nulla fuori. E mi ha fatto stare veramente tanto male per tanti anni. A 30 anni, diciamo, ho iniziato a sciogliere questa timidezza perché mi ha aiutato tanto anche la patente, quando ho preso la patente. Quindi, se faccio questo video è anche per far capire a tutte quelle persone che ne soffrono come me, perché sicuramente ci saranno, che c'è sempre una via d'uscita. Nemmeno io ci credevo, io pensavo che me la sarei portato per tutta la vita questa timidezza, invece non è stato così, perché mi sono liberata da questa timidezza. Infatti sono molto più positiva, sono tutta diversa, non sono più la stessa persona di sempre. C'è il gattino dietro che mi disturba. E quindi è bello essere più socievole. E purtroppo vorrei anche esserne di più, ma più di questi passi che io ho fatto fino ad ora ancora non riesco più di questo. Quindi essere timida per me mi ha fatto tanto male. Poi forse sono stata cresciuta un po' diversa dai miei fratelli. Perché i miei fratelli non hanno avuto il problema che avevo avuto io, mio fratello e mia sorella. Quindi a me ogni cosa che io dovevo fare, i miei me lo impedivano. Allora impedisci oggi, impedisci domani, impedisci dopodomani. Sono arrivata a 18 anni e volevo una vita normale. Questo non è accaduto e quindi ho cominciato a risentirlo. Purtroppo a 20 anni ho cominciato ad avere dei disturbi di depressione, come ve ne ho già parlato. Poi a 22 anni, che è stato il 95, è stato proprio l'anno che mi si è caricato del tutto. Ho dovuto ricorrere dalla psicologa, che poi la prima visita che ho fatto, ricordo bene, mi hanno consigliato un medico a pagamento a Pisa. Quindi immagina che viaggio lungo ho fatto. Vado a visitarmi qui, un medico che ti guarda solo in faccia e ti rimanda a casa con 5 compresse al giorno. Io non lo so che è solo perché aveva bisogno di 200 euro di visita, non perché ci teneva a curare la mia salute. E da quando ho iniziato a prendere queste medicine, il mio problema si è aggravato. Non è migliorato perché stavo ancora più male. Mi aveva dato una compressa che non dimentico già mai,
Avevo odiato la pasta al pomodoro, non volevo più sentire l'odore del sugo in casa, quindi immagina. E quindi spendevo tanti soldi per queste compresse e il problema ha peggiorato. Poi, vedendo così che non era il caso, perché anche perché le medicine mi costavano troppo, io a quei tempi ancora non andavo a lavorare, stavo ancora a casa perché stavo male, decidiamo di andare da una psicologa in Molise, Campobasso. E questa veramente mi ha trovata la strada giusta. Certo, lottava con me perché io sono di carattere molto testarda. Sono molto testarda, è un po' difficile piegarmi. E quindi lei lo stesso ha continuato a curarmi con un po' di medicina, ha cercato di cambiarle per non darmi quelle troppo pesanti. Poi piano piano è riuscita a togliermele del tutto. Mi ha consigliato la patente che io non volevo perché avevo paura. E da quando ho preso la patente, il mio problema ha iniziato a migliorare e ho iniziato ad essere più aperta, ad essere più positiva, ad essere meno timida, anche se, come posso dire, non sono timida, però se io mi trovo in un gruppo di persone, tipo o quando vado in palestra o quando sto con gli amici, non sono una persona che mi inserisco subito a fare dei ragionamenti. Voglio sempre una guida, se qualcuno mi fa ad esempio delle domande, io inizio a fare il ragionamento, ma se deve partire proprio spontaneo da me, io non ci riesco, non lo so, è più forte di me, non ci riesco, mi vorrei sforzare, ma non ci riesco. Liberarti dalla timidezza per me è difficile, è stato difficile. Mi sono impegnata perché sapevo che ne soffrivo, soprattutto quando la mia psicologa mi ha detto: guarda, il tuo carattere non è che tu sei di carattere timida, sei timida perché hai passato troppe cose nel tuo passato. E da lì ho iniziato a impegnarmi, allora se è così devo fare qualche passo. E quindi facendo. Scusate, ma il gatto mi sta torturando. Facendo dei passi ho visto il miglioramento in me dalla patente, che purtroppo il mio futuro non era questo, quello che volevo io non era questo. Volevo una vita per fatti miei, volevo una famiglia per fatti miei, volevo un lavoro e tutto questo non ce l'ho. Quindi internamente quella piccola sofferenza ancora c'è. Anche se cerco 100% di non dimostrarlo, ma quello che è nel cuore si dimostra nel viso. Quindi io, per quello che vi voglio dire, sono felicissima di essermi liberata dalla timidezza e anche dalla depressione. Perché soffrire di depressione è una cosa terribile. Se comunico a tutti che se volete seguire anche la mia pagina di Facebook, vi metto il link sotto il video, potete mettere mi piace sulla mia pagina, sempre Rosy Donatore si chiama. Però lì ci pubblico lo stesso dei video di tutta la storia della mia vita. Certo, qualcuno potrebbe dire: come mai tu il diario della tua vita lo fai online? Ma io preferisco online perché mi è più facile e mi piace di più. L'inizio che ho iniziato a pensare di fare il canale YouTube mi ha dato l'indizio una ragazza del mio paese. Ho cominciato a vedere i video che faceva su YouTube, certo lei con un'altra storia. Ho cominciato a pensare, vorrei fare anche io un canale, ma non sapevo se ci riuscivo o meno, perché questa ragazza non è timida come me. Infatti, il primo video che ho fatto mi vedevo orribile nel video, adesso già sembra un po' diverso, perché mi sto abituando, perché sono tanti video che ho pubblicato
sul mio canale YouTube. La maggior parte pubblico anche i miei video ricette perché amo cucinare, come sapete, amo tanto cucinare. Quindi se volete seguirmi sulla mia pagina, basta aprire il link che vi metto sul video, cliccare mi piace e seguite tutti i miei video con il diario della mia vita. La mia storia è lunghissima, io cerco di raccontarla nei migliori modi possibili, ma ci sono anche alcune cose che ho passato che non ricordo perché è troppo tempo, cioè ho 43 anni, ci sono anche cose che non riesco a raccontarle nella maniera precisa e perfetta, perché ne ho passate tante, veramente tante. In 43 anni, la mia storia è iniziata ai miei 4 anni, quindi non essere timida è la cosa più bella che esiste. Da quando ho iniziato ad essere più aperta e essere meno timida, di liberarmi dalla timidezza, per me è stata una cosa bellissima perché ho iniziato a vivere in un mondo più bello. Perché prima era come quando davanti ai miei occhi avevo una fascia nera, come quando non esisteva nessuno, c'ero solo io. Invece da quando mi sono iniziata a liberare ho visto il bello che c'è, la vita è bella. Questo, ho detto tutto. Ora vi saluto, continuate a seguirmi, a iscrivervi al mio canale, iscrivetevi sulla mia pagina Facebook. Vi auguro a tutti una buona giornata e al prossimo video. Un bacio a tutti, a presto!